Thank you.
volta la città di Venosa splendida accoglie tutti voi. Io saluto e ringrazio naturalmente tutta l'amministrazione comunale nella figura rappresentata dal vostro primo cittadino e naturalmente un grazie particolare anche a tutti i nostri autorevoli ospiti che vi presenterò nel corso della nostra serata. Ancora ricordo quanto possa essere stata preziosa la collaborazione con SD Sport Piscine Leone Nettuno e questo è un appuntamento internazionale che ci ricorda un po' tutti quei monumenti splendidi di tutto il mondo che si sono illuminati proprio con il colore rosso e noi invece ricordiamo il 21 luglio proprio la cinta muraria di Melfi, ancora il borgo di Acerenza, il campanile di Rotondella, una magia bella, una magia che ripercorre sicuramente dei grandi valori di inclusione e poi voi siete speciali non solo nei piccoli angoli del mondo ma proprio per le belle cose che portate in giro con la vostra testimonianza più bella. Io vi chiedo di essere sempre così affettuosi, sempre così calorosi e poi c'è una magia anche della tradizione che potete ammirare questa sera. Io vorrei qui accanto a me il nostro straordinario direttore regionale che poi fa sintesi un po' di un team straordinario Basilicata, il dottor Filippo Orlando. Se può raggiungermi che accogliamo con un applauso. Filippo, raggiungici pure. Un momento molto molto bello, un momento anche per ripercorrere una storia di grande rispetto, di grande dignità. Filippo, insomma, io sono felicissima, come sempre al vostro richiamo rispondo con attenzione, ma soprattutto con grande amore. Un po' la storia degli Special Olympics, una tradizione meravigliosa. Kennedy ci ricorda qualcosa, ma che cosa proprio è successo da quel momento magico di qualche anno fa? Buonasera a tutti, poi la rifaccio l'ingresso per prendere un altro applauso di quelli energici. Grazie Anna Maria, come sempre. Grazie, troppo buono. Ho detto che poi ti pagavo il gelato. Questo è Special Olympics, io forse non vorrei aggiungere altro perché la gioia degli atleti, il fatto che stanno in questa bellissima piazza, il fatto di essere protagonisti in questa bellissima piazza, perché i protagonisti della nostra vita quotidiana, ma per chi non è accanto a loro sempre, questa sera sono veramente loro i protagonisti di questa settimana. È una settimana che porta una lunga storia dietro, una storia che è cominciata in America ma è cominciata anche a Venosa. Ora ti spiego perché. Il 1968 Eunice Kennedy si prende cura della sorella Rosemary. Questa sorella che aveva una disabilità intellettiva ed era una Kennedy, era la sorella del senatore, la sorella del presidente degli Stati Uniti, quindi era una sorella che veniva messa un po' in disparte. Fin quando Eunice si è presa cura di lei, ha cominciato a farla divertire in piscina, ha visto che quando nuotava sorrideva, cosa che non faceva mai. Allora ha detto proviamo a farlo anche con gli amici di Rosemary dell'istituto dove era all'epoca ricoverata la sorella e ha invitato tutti nel giardino di Villa Kennedy e si sono divertiti in mondo. Ha detto allora questa cosa qua funziona, se facciamo uno sport non per raggiungere il risultato della medaglia d'oro che ci sta pure, ma per fare in modo che loro siano contenti e per fare in modo che raggiungano quelle abilità che forse diversamente non le riescono a raggiungere. E da lì è nato Special Olympics, perché poi aveva il fratello presidente, una firmetta, una legge e dice noi vogliamo portare questa cosa e siamo in 170 paesi nel mondo, siamo oltre 4 milioni di atleti, siamo tanti volontari che collaborano per fare in modo che tutto questo possa avere un senso. E il senso nostro è migliorare la qualità di vita delle persone a noi affidate e fare in modo che loro effettivamente possano raggiungere la medaglia più grande che è quella dell'inclusione. Poi nel nostro piccolo a Venosa arrivano i trinitari. E vengono qui, quindi un po' questa comunione nello stesso periodo e cominciano a lavorare con le persone che non erano accettate dalla società, con le persone che venivano messe un po' in disparte, con le persone che venivano definite in mille modi, che non sto qui a ripetere. E piano piano, queste persone oggi fanno parte del tessuto sociale di Venosa. Le persone che sono nostri ospiti frequentano tutti gli ambienti di Venosa, vanno a bar, sono
E Venosa è diventata, grazie all'intervento dei padri trinitari, grazie all'intervento degli operatori che sono lì, Venosa è diventata la città dell'accoglienza e della solidarietà. E questa accoglienza noi la respiriamo, questa solidarietà veramente si respira, perché tu esci per la strada e vedi il ragazzo abbracciato a un'altra persona, vedi che quando facciamo i progetti con le scuole basta poco e subito si entra in sintonia. Quindi effettivamente 50 anni fa è scoccata una scintilla che in America e a Venosa hanno acceso il mondo. Quest'anno per questo poi il rosso, e quest'anno ai 50 anni abbiamo acceso veramente di rosso un po' tutto il mondo, compreso anche alcune location lucane. Quindi questa è Special Olympics. Poi ci sta anche la gara, ci sta la competizione, perché per carità, altrimenti i nostri atleti maltesi e tedeschi cosa sono venuti a fare? Sono venuti a rubarci le medaglie d'oro. Però noi combatteremo per fare in modo di prendercele noi. E quindi questo è Special Olympics. Grazie. Grazie Filippo, resta pure qui accanto a me. A me piace appunto ricordare, perché ho l'opportunità di seguirvi da tempo e ho notato quanto possa crescere questo movimento, così come noi ringraziamo in maniera particolare anche i nostri autorevoli ospiti, perché è chiaro, diciamo, che c'è bisogno di una sinergia e di una rete, no, tra i diversi mondi istituzionali, perché poi si possa dare credibilità a un percorso. Quindi voi lo fate molto bene, io sono orgogliosa di tutti i ragazzi, perché in tantissime occasioni, ma anche nelle conferenze stampa, siamo stati nei palazzi delle prefetture, cioè loro sono precisi e riescono veramente a centrare l'obiettivo in qualsiasi luogo. Quindi io sono contenta, anche perché si aggiunge un altro pezzo importante, che è diciamo, l'occasione per divulgare la cultura, conoscere i nostri borghi più belli. Quindi quale incontro magico più adatto per poter sviluppare queste tendenze? Insomma, prego, certo. E non per questo abbiamo delle persone che riprendono un po' gli abiti medievali, un po' per ricordare appunto l'ordine trinitario, quindi San Giovanni de Mata 1100-1200, è un po' anche per fare quella rete che ci porta a quella cultura, che sia una cultura fruibile da tutti. Quindi io a maggior ragione ringrazio i comuni di Forenza, i comuni di Palazzo, per essere venuti qui e per averci onorati di questa bella visione. Io ho visto quando entravano in Piazza Castello, sembrava di essere tornato veramente indietro in quegli anni, visto il castello al lato. Quindi grazie ai figuranti, grazie all'agroloco e grazie ai sindaci che hanno sostenuto questa cosa. E la cosa più bella è quando l'inclusione delle varie società parte proprio da chi deve essere incluso. Noi molte iniziative le facciamo partire proprio dallo Special Olympics, dai padri trinitari, dal filo d'Arianna, da altre realtà, proprio da quelle realtà che fino a qualche tempo fa dovevano essere inclusi. Noi invece vogliamo includere, vogliamo far entrare la gente nel nostro mondo per dire: guardate che essere diverso è bello. Forse è una fortuna, per alcuni aspetti. Io non so se c'è un contributo video, Filippo, pronto, esatto, che già possiamo apprezzare, insomma, così nel frattempo diciamo, e lo conosci. Ci sembra un volto noto, Filippo, ci sembra un volto noto. Io credo che adesso sia bello, no, chiamare tutte le nostre delegazioni, ricordare le delegazioni presenti, per poter dare ufficialmente inizio a questa cerimonia di apertura. E quindi vi chiedo sempre di essere così affettuosi e calorosi. Sono loro i veri protagonisti dell'evento, l'evento dedicato agli Special Olympics, atleti provenienti da Malta. Fatevi sentire una... Grazie. Buonasera e benvenuti, grazie anche Germania. E va bene, sono un po' più posati, va bene. Grazie poi Italia con Team Gocce da Corato, Olimpiada Tamura, Osma Irm dalla terza, il gabbiano dell'Aias di Melfi. Grazie anche alla Coccinella di Bernalda e il Filo d'Arianna di Venosa. Il Sinis Galli di Potenza, buonasera e benvenuti. Grazie agli atleti padri trinitari di Venosa e Bernalda. Magia, magia.
Allora, adesso cominciamo subito, entriamo subito nel vivo di questa serata, e sono proprio insomma le autorità che ci raggiungeranno in questo momento per portare un po' sicuramente una testimonianza, anche se rapidissima, infatti chiedo a loro sempre un intervento, ma loro insomma sono molto molto bravi per poter dare coraggio e iniziare nel migliore dei modi con un messaggio di grande auspicio. Vogliamo qui sicuramente il nostro primo cittadino, Tommaso Gambone, che accogliamo con un forte applauso, lo ringraziamo anche in rappresentanza di tutta l'amministrazione comunale, la splendida città di Venosa, magica, riconosciuta in tutto il mondo. Orazio fa storia, ma le comunità raccontano quello che è il bene prezioso sicuramente del fermento che si sviluppa tutti i giorni anche nei nostri bellissimi borghi della Basilicata. Sindaco, buonasera, benvenuto, grazie. Buonasera, allora ci vediamo finalmente, io sapevo che lei avrebbe accolto e aperto questa serata. Il luogo è magico, avete le carte giuste sempre per conquistare grandi eventi, posizionarvi nel migliore dei modi, l'accoglienza splendida di una città. Ma come sindaco di questa città ringrazio voi che giustamente dite che è una città splendida, che è una location particolare, bellissima. Ma io devo esprimere tutto il mio orgoglio per ospitare questi giochi olimpici particolari. Questi ragazzi che attraverso lo sport possono praticamente arrivare all'inclusione. Noi abbiamo nella nostra città, come diceva bene Filippo, viene definita la città dell'accoglienza. E io ne sono convinto, è la città dell'accoglienza. Ci sono testimonianze già remote che la città di Venosa era una città accogliente, la presenza contemporanea delle catacombe ebraiche e cristiane ne è una testimonianza. È una città accogliente, è la città dell'accoglienza, ed è dimostrato da quanto i ragazzi dell'Istituto dei Padri Trinitari, e ringrazio i Trinitari, ringrazio Padre Gino, quando si sono integrati nella nostra comunità, vengono considerati cittadini della mia città. Cittadini della mia città. Oggi, in questi 5 giorni, noi consideriamo cittadini della nostra città i ragazzi che partecipano con i loro accompagnatori. E questo è motivo di orgoglio per me da sindaco. Questo è motivo di orgoglio, ed è motivo di orgoglio anche collegare lo sport alla cultura. In Venosa, città di accoglienza, città di cultura, Venosa ha dato i natali a tanti personaggi veramente di richiamo internazionale, di richiamo mondiale. Parlo chiaramente di Orazio, parlo praticamente di Gesualdo da Venosa, di De Luca, e ne potremmo citare anche altri. Filippo ha detto già tutto su questa manifestazione. Io devo aggiungere solo un particolare che non è assolutamente indifferente. I ragazzi che partecipano a questi giochi troveranno nell'interno della città le strutture sportive adeguate, con l'adeguato abbattimento architettonico, troveranno le strutture adeguate, così come in tutta la città. E questo praticamente è ancor più un motivo di orgoglio. Buona serata a tutti. Grazie di cuore, sindaco, grazie. Io mi devo scusare con il sindaco di Venosa perché inavvertitamente sono state messe delle istruzioni sulla... Non ti devi scusare, è solo però che vogliamo dare un segnale particolare, e questo praticamente... Buona serata di nuovo. Assolutamente, grazie. Grazie, certo, volentieri, insomma io sono felice perché è una grande festa, e poi come sempre bisogna avere un messaggio di fede, di accoglienza, insomma quanto mai indicata la presenza del nostro Vescovo Diocesi di Melfi Rapolla Venosa, Sua Eccellenza Monsignor Ciro Fanelli, che accogliamo con un applauso e che chiederei di raggiungerci insieme a Padre Luigi Buccarello, Ministro Provinciale dell'Ordine dei Padri Trinitari e Rettore dei Centri di Riabilitazione di Venosa e Bernardo. Filippo, un'occasione importante per noi, anche perché insomma cogliamo sempre quanto sia determinante la fede, la speranza, tutti i valori che poi aiutano le comunità chiaramente ad unirsi in questo momento. Sua Eccellenza, buonasera, ben trovato, buonasera. Grazie mille per essere naturalmente un po' una fonte
bella, no, di amore. Io colgo l'occasione anche, prego, buonasera, ben arrivato, se può mettersi da questa parte. Insomma, una magia questa sera e una gentilezza e una carezza forse alle nostre anime. Condivido perfettamente, sono felicissimo di essere qui questa sera. La parola inclusione è una parola che è ritornata spesso. L'inclusione ci fa cogliere la diversità non come un impoverimento, ma come un arricchimento. E questo che sperimenta questa sera Venosa, anche come esito di 50 anni, come diceva il sindaco, di presenza, di un'accoglienza verso i diversamente abili, ci fa comprendere come in realtà noi siamo più persone umane quando ci apriamo, quando diamo la mano, quando camminiamo insieme con gli altri, quando diventiamo carezza gli uni per gli altri. È la grande rivoluzione che il mondo si attende ed è la grande rivoluzione a cui il Papa ci invita, la rivoluzione della tenerezza. E anche attraverso questa iniziativa noi possiamo essere certi di mettere un contributo importante in questa ottica bella che il Papa ci indica e che noi sperimentiamo qui nella città di Venosa. Grazie a tutti, buona serata. Grazie Sua Eccellenza, grazie mille, resti pure con noi. Padre, allora io insomma conosco la vostra realtà da un po' e mi rendo conto insomma che è sempre una bella casa, un momento di incontro, di confronto e poi soprattutto forse anche di stimolo per esercitare, no, quelli che sono i nostri limiti e anche molte volte diciamo le nostre paure, perché poi in realtà la diffidenza parte proprio da questo. Sì, io penso che la presenza di questi ragazzi sia per tutti noi una terapia, ci aiuta a superare le nostre barriere, ci aiuta ad entrare in sintonia profonda con la loro capacità di coinvolgimento. Io questo vorrei sottolineare. Nei giorni scorsi abbiamo avuto una riunione con tutte le associazioni e le istituzioni del luogo, tutti hanno partecipato, loro ci uniscono e abbiamo bisogno di persone e abbiamo bisogno di esperienze che ci fanno comunità, che ci uniscono. E quando si parla di ragazzi speciali c'è sempre, vedo sempre tanta disponibilità da parte di tutti, associazioni, istituzioni, singoli cittadini, operatori, tutti si mettono in gioco perché il loro sorriso è veramente la medaglia più grande che noi possiamo ricevere da loro. Per questo ringrazio tutti per il loro contributo e per tutto quello che faranno in questi giorni per poter accogliere al meglio tutti questi ragazzi, soprattutto quelli che vengono da lontano. Grazie tante a lei, grazie. Io so che sarete con noi insomma in questa bellissima serata, quindi vi invito anche ad accomodarvi se volete e la ringrazio di cuore, Sua Eccellenza, la ringrazio. Mi perdoni se la saluto informalmente, ma con cartellino e microfono. Grazie ancora per quello che fate. Allora, continuiamo la nostra serata, Filippo, perché io so che tu insomma hai una lista di ospiti, ma noi siamo felici e onorati anche di aver con noi il senatore Arnaldo Lomuti, che ringraziamo, salutiamo e invitiamo a raggiungerci. Ancora una volta un ospite bello che fa bene insomma alla platea questa sera. Sì, gli ospiti sono importanti un po' per il ruolo, assolutamente per il ruolo che rivestono. Poi con alcuni ci sta anche un rapporto di amicizia che parte da lontano e quindi si abbinano benissimo le due cose. Arnaldo, benvenuto. Ritorniamo a quel discorso che facevamo all'inizio. Noi dobbiamo entrare laddove fino a qualche anno fa c'era impossibile entrare. Tu lo sai meglio di me, Biblioteca Nazionale, Prefetto, i senatori da noi, perché è importante che si sappia cos'è la disabilità, perché quando arriva, ti lancio un gancio senatore, quando arriva una proposta di legge, quando uno deve fare un disegno di legge per qualcuno, sa anche vedendo questi avvenimenti di cosa stiamo parlando, di quello che si può fare, perché noi ci possiamo mettere il cuore, ci possiamo mettere l'anima, però effettivamente se Kennedy non avesse messo quella firma sotto la legge presentata dalla sorella, forse Special Olympics oggi non era qui con noi. Grazie. Beh, io devo dire innanzitutto che sono molto emozionato questa sera. Perché?
perché è il mio primo intervento da quando sono stato eletto senatore nella mia città, Venosa. Grazie. Però oltre a essere emozionato sono anche onorato di presenziare stasera Change the Game, organizzato dal team Basilicata dello Special Olympics Italia, e ringrazio anche le associazioni sportive no profit che hanno dato una mano in questa per realizzare l'evento, quella di Venosa e quella di tutta la Basilicata. E saluto le delegazioni straniere, saluto i partecipanti, saluto i giovani, loro sono i veri protagonisti di questa settimana. E vorrei ringraziare in special modo chi spende il proprio tempo, le proprie energie, le proprie risorse per fare in modo che ci sentiamo tutti inclusi in quello che è il gioco della nostra vita. Mi sento di dirvi che quello che possiamo fare, quello che può fare ognuno di noi è quello di cambiare il modo di vedere la diversità. Se noi guardiamo ogni singolo umano senza differenza, se noi valorizziamo, se noi anteponiamo il noi all'io, se noi valorizziamo questo noi, allora avremo sicuramente una società più ricca, perché guardate, tutto ciò che abbiamo al mondo, tutto ciò che ci resta in questo mondo, siamo soltanto noi. E allora ci può essere la differenza riguardo alle capacità cognitive di un ragazzo, di una persona, ma non ci può essere la differenza dell'animo, non ci può essere differenza nella ricerca di un sorriso, non ci può essere la differenza nella necessità del benessere, della felicità. E allora ben venga lo sport, dove ci si confronta e dove si gioca insieme ad altre persone. Per il resto poi tocca a noi, grazie. E allora tocca anche a noi, tocca anche alla politica, alle istituzioni, rimuovere ogni ostacolo a questo processo che è una vera e propria evoluzione della specie, nella famiglia, nella scuola, nel lavoro. Spetta a noi rimuovere ogni ostacolo per questo procedimento. Grazie, grazie a tutti, grazie per l'invito. Per fare questo diamoci una mano, ma soprattutto teniamoci per mano. Grazie ancora. Grazie senatore, grazie mille, grazie per il suo messaggio di accoglienza. E poi abbiamo anche altri volti amici di questa esperienza. Accogliamo anche con un applauso il nostro presidente del Consiglio regionale Vito Santarsero, se può raggiungerci, insieme al nostro assessore regionale Carmine Miranda Castelgrande, che come sempre dimostrano, diciamo, una particolare sensibilità nei confronti di queste tematiche. Tante altre volte io ricordo che siamo entrati nell'università in Aula Magni, ancora una volta magica la loro, no, il loro ingresso, e perché, insomma, è stato molto molto bello trasformare, diciamo, i luoghi istituzionali poi in luoghi diciamo che portano il messaggio valoriale degli Special Olympics. Super assessore, buonasera, il nostro presidente. Oggi, insomma, vi rilassate un po', vi abbiamo portato in un evento, insomma, molto, diciamo, diverso dai vostri soliti. Il nostro è meno noioso, diciamo, possiamo dire così, presidente, tra virgolette, perché stare con i ragazzi poi alla fine, insomma, è un collante importante, no? Che dà anche a noi un motivo, esatto, un motivo anche di relax. Esatto. Presidente, un messaggio per lei. Grazie. Appuntamento forse non particolarmente impegnativo, ma non per questo meno importante, anzi di assoluta importanza. Complimenti a chi ha organizzato tutto ciò, complimenti a Filippo Orlando, a Special Olympics Basilicata, complimenti ai padri trinitari che supportano tutto ciò, complimenti all'amministrazione comunale di Venosa. Tutto ciò non accade a caso, e non accade a caso qui a Venosa. Venosa è una comunità che ha ormai nel proprio DNA in maniera assolutamente spiccata il tema e la sensibilità nei riguardi di chi ha bisogno, il tema dell'inclusione, il tema della solidarietà. Questo grazie alle sensibilità di voi venosini e grazie all'esperienza cinquantennale e alla presenza dei padri trinitari. E non succede a caso a Venosa anche grazie allo sforzo
dell'amministrazione comunale. Il sindaco poc'anzi ha chiuso il suo intervento sottolineando come in questa comunità i tanti atleti che vengono da fuori regione, da altre nazioni, dalla Germania se non sbaglio, da Malta, troveranno non soltanto l'ospitalità tipica delle nostre comunità, Carmine, della nostra regione, troveranno anche attrezzature adeguate, attrezzature sportive in grado di poter ospitare un evento di questo tipo. E questo è evidente, è merito di un'amministrazione comunale capace, che ha saputo nel tempo, vero Carmine, tu sei stato sindaco di questa comunità, programmare strategie dell'inclusione e strutture dell'inclusione. Quindi tutte queste cose vanno sottolineate, rappresentano uno stimolo anche per noi. Io e Carmine vi portiamo il saluto del Consiglio regionale di Basilicata che sostiene questo evento. È uno stimolo per noi, lo stimolo a fare, come diceva poc'anzi anche il senatore, a fare sempre di più e sempre meglio. Dobbiamo dedicare il nostro tempo amministrativo ed istituzionale a comprendere che una società cresce nella misura in cui è una società capace di accogliere, di aprirsi. Noi che guardiamo molto ai processi di sviluppo locale, quelli che esaltano l'identità di un territorio, dobbiamo ben comprendere che in quella identità il tema della inclusione e della solidarietà devono assumere un rilievo assolutamente primario. Complimenti. Grazie mille, mi scusi se passo avanti Presidente, grazie per la sensibilità che sempre ci rinnova. Assessore, è inutile ritornare, tante volte ci siamo ritrovati proprio in occasione degli Special Olympics e credo che si aggiunga sempre un tassello in più, no? Una manifestazione che cresce, ma perché cresce? Credo che più che un tassello in più, Anna Maria, sia una motivazione, uno stimolo in più per noi che partecipiamo a queste manifestazioni, ma che le sosteniamo di fatto e le sosteniamo convintamente. Intanto devo associarmi ai saluti e ringraziamenti che ha portato il Presidente del Consiglio e esprimere il mio apprezzamento per questa magnifica manifestazione che da cittadino venosino sono orgoglioso che si tenga nella nostra comunità, ma anche su questo la scelta credo che non sia casuale. Il sindaco diceva che Venosa è la città dell'accoglienza, io ci aggiungo un altro appellativo, è quella della solidarietà. E queste manifestazioni, oltre ad essere momenti di sana competizione agonistica, sono momenti in cui si favoriscono l'inclusione, l'integrazione, e questi sono i valori che questi ragazzi trasmettono a noi. Io dico, ho avuto modo anche di scriverlo, ieri ho partecipato a un'altra manifestazione, dalla passeggiata a cavallo dei Padri di Natale, ho scritto un post dopo quella manifestazione, ho detto la disabilità, la diversità per me non è un limite, è un valore, è un lavoro, è un valore che porto con me e che mi dà le giuste motivazioni per essere sempre vicini a queste manifestazioni. Loro per me sono i migliori ambasciatori per sviluppare in ognuno di noi quei sentimenti di fratellanza e di solidarietà che dovrebbero accompagnare ogni nostra azione umana. Per questo io auguro a tutti gli intervenuti un buon soggiorno nella nostra comunità, un bel in bocca al lupo per quello che saranno le competizioni e poi mi piace salutarvi con un motto africano: da soli si va veloce, insieme si va lontano. Grazie. Grazie Carmine, grazie di cuore. Grazie Vito per la vostra presenza, insomma, in qualità di assessore e presidente. Grazie. Bravissimi i nostri ospiti. Questi non vorrei insomma che li terrorizzo, però quasi sono, ma sono molto bravi, ma poi del resto insomma è bello entrare subito nel vivo anche diciamo di queste testimonianze, perché poi è chiaro che ci aiutano anche a capire un po' la storia. Noi cogliamo l'occasione per salutare anche il presidente del CONI di Basilicata, Leopoldo Desiderio, che non so se qui io ho le luci di fronte ma credo di non vederlo, ma penso insomma che ci raggiungerà nel corso della serata, ma noi lo ringraziamo per il prezioso supporto naturalmente di tutta la squadra CONI e cogliamo l'occasione anche per salutare il sindaco di Forenza, Franco Mastrandrea. Facciamo un applauso davvero a tutti e a tutto il team di organizzatori.
Allora, e adesso è arrivato il momento di dedicarci una parte artistica. Lui è molto molto bravo, è emozionato, insomma abbiamo avuto modo di chiacchierare prima insieme qualche minuto, ma sono certa che vi conquisterà con la sua bravura. E vorrei che l'accogliessimo con un applauso. Nel frattempo ringrazio tutti i ragazzi, il service splendido, e non è semplice organizzare tutto al migliore dei modi per fare sicuramente, diciamo, la condizione più accogliente, ideale, perché ancora una volta, diciamo, sono i ragazzi in prima linea che si esibiscono con la loro performance. Accogliamo con un forte applauso Fausto Iacoviello. Fausto caro, buonasera, grazie per essere con noi. Insomma, io so che tu, insomma, hai tanta gioia, hai tanta vita e soprattutto tanto amore per poterci presentare delle canzoni questa sera che ci farei ascoltare proprio attraverso uno strumento a te caro, uno strumento musicale che ami molto. Sì, praticamente farò, è bello essere qui e farò un medley di 6 brani con la fisarmonica. Bene, ma sei emozionato un pochino, ti vedo che sei un pochino emozionato. Sì, sono carico. Sei carico e noi ti ascoltiamo allora. Noi invitiamo, noi siamo pronti, ti seguiamo. Ok, possiamo dare inizio alla tua esibizione, va bene. Accomodati pure, Fausto originario di Lavello e ci farà appunto ascoltare questo medley che poi, insomma, Filippo è il frutto un po' della sua passione, la meraviglia di questi ragazzi. Io quando li abbraccio e li incontro, insomma, ci divertiamo tanto perché... Sono le abilità che parlano. Esatto. Lasciamo spazio a loro. E accogliamo ancora con un forte applauso, per non disturbare qui sul palco, il nostro straordinario Fausto Iacoviello. Thank you.
applauso di Fausto Iacoviello, bravissimo. Grazie. Grazie Fausto, sei stato bravissimo. Ti spostiamo un attimo il microfono. Vieni, vieni, vieni qui. Bravo, che meraviglia. Insomma, noi eravamo certi che avresti conquistato il pubblico, perché ci sta tantissima gente felice di ascoltarti. Io ti abbraccio, ti ringrazio con grande affetto e sono certa che ci farai ascoltare tante altre belle cose. Va bene. Grazie. Ciao, grazie mille, grazie. Allora, continuiamo la nostra serata, insomma, dopo questo momento artistico, noi abbiamo anche, insomma, un momento dedicato un po' alle testimonianze, tutti coloro i quali credono, no, in questi eventi, in questi momenti di incontro, e soprattutto anche l'importanza, la presenza ancora una volta della BCC di Spinazzola, che si è dimostrata sensibile. Noi accogliamo con un forte applauso, se c'è, l'avvocato Di Noia, il presidente, e naturalmente, insomma, tutte le altre rappresentanze che sono con noi. Filippo, una sensibilità anche dimostrata e rinnovata. Assolutamente, ringrazio anche Luigi De Silva per il sostegno, essendo lui più vicino fisicamente alla nostra sede di Venosa. E ringraziamo veramente la BCC per il contributo datoci, e quando parlo di contributo parlo sempre di contributo umano, al di là di poi di quello che può essere il mero contributo economico, perché l'importante è che ci siano, perché l'importante è che si facciano un po' tutti gli enti, tutte le istituzioni carico, tra virgolette, della nostra condivisione. Quindi quel discorso di rete che diceva prima Padre Gino, dove abbiamo coinvolto veramente tutte le associazioni, dove abbiamo coinvolto tutti gli enti, si verifica anche in questo, con la presenza del massimo esponente dell'ente, che noi ringraziamo e a cui diamo la parola per un saluto. Grazie. Grazie a voi. Buonasera a tutti, devo dire che con grande piacere che porgo i saluti del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola, agli organizzatori, all'Opera dei Padri Trinitari, alla città di Venosa, alle autorità civili e religiose intervenute e in particolare agli atleti, ai tecnici che da domani saranno impegnati nelle loro gare. Vedete, la Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola, che in questa splendida, in questa viva città di Venosa
a una delle sue più importanti filiali è una banca vicina alla gente. Noi da circa 20 anni siamo qui vicini, siamo al fianco della comunità di Venosa, alle sue esigenze, sosteniamo l'economia di questa comunità intervenendo nel sociale, nella cultura, nella promozione del territorio e nello sport. E devo dire che come banca locale non potevamo esimerci di essere presenti anche questa sera a questa iniziativa ed essere al fianco dell'opera dei Padri Trinitari di Venosa. E dietro il forte impulso del dottor Francesco Bagnoli, che è espressione di questa comunità in seno al nostro CDA, al direttore generale Gino da Silva, che è cittadino di Venosa, abbiamo scelto di sostenere con forza questa manifestazione, importante manifestazione, che ha l'obiettivo di promuovere attraverso il potere dello sport quella cultura dell'inclusione e del rispetto a vantaggio non soltanto degli atleti ma di tutta la comunità. E mi piace concludere invitando i ragazzi, gli atleti, a continuare a combattere. Giocate, divertitevi e continuate a sognare, cercando di realizzare i vostri sogni. Noi della BCC di Spinazzola vi auguriamo tutto il meglio possibile, in bocca al lupo a tutti e grazie, buona serata. Grazie a lei Presidente, grazie mille. È importante anche il lavoro, la vicinanza, il sostegno della FIDAS di Basilicata, rappresentata dal Presidente regionale Dottor Pancrazio Toscano. Se può raggiungerci ancora, anche per lui un applauso, ringraziando il mondo straordinario della FIDAS, sempre sensibile e soprattutto diciamo un occhio attento a tutte le manifestazioni e un po' gli incontri di diversi mondi, no? Che aiutano a comprendere poi il potenziale di un territorio. Grazie Presidente per aver accolto il nostro invito. Buonasera e benvenuto. Grazie. Buonasera, prego, si accomodi pure. Allora, un dono molto bello, quello di questa sera. Ancora una volta, diciamo, io saluto anche Rastella Centrone, un altro pezzo storico, ecco, e infatti io per questo, diciamo, colgo l'occasione, cara Rastella, per rinnovare questa sinergia e questi incontri. Sì, buonasera a tutti. Io ho voluto che Rossella venisse a fianco a me perché, come sapete, Rossella è la presidente della sezione cittadina di Venosa ed è doveroso che lei stesse qui a fianco a me. La FIDAS Basilicata promuove la cultura del dono di un qualche cosa che non è possibile trovarle da nessuna parte, quella del sangue. Il sangue è un dono, un qualche cosa di prezioso che serve quindi a tutti. E la FIDAS proprio da 40 anni in Basilicata quindi si adopera perché tante persone hanno bisogno del volontariato del dono del sangue e siamo noi testimoni quindi in questa comunità. Vorremmo che questo dono, visto la sensibilità che ha per tutte le problematiche, debba anche dare un incentivo quindi maggiore. La FIDAS comunque, oltre a quella che è la sua mission che ci caratterizza quindi da tanti anni, è sempre vicino quindi a quelle che sono le iniziative quindi sociali, perché io ritengo personalmente, che rappresento quindi questa associazione, credo che tante diversità sono una ricchezza per tutti e soprattutto per noi donatori, per noi che ci impegniamo quindi in questa attività di volontariato, che è estremamente quindi difficile perché molte volte si è sempre tanti disponibili ad aiutarci, si parlava il senatore, tutto il mondo, però molte volte sono un po' distratti, scusateci se lo dico perché lo viviamo in prima persona. Noi abbiamo il periodo estivo, che è un periodo estremamente quindi difficoltoso per quelle che sono le esigenze. Noi volontari ci adoperiamo perché tanta gente che nel momento in cui va in vacanza quindi ha bisogno di lanciare dei messaggi sempre più forti, e come persone in questo periodo ci siamo caratterizzati proprio per questo, per poter far sì che l'autosufficienza quindi Basilicata qui ci sia sempre e tanta gente possa avere la tranquillità di un ricovero e di avere quello che bisogna. Io ringrazio tutti, ringrazio voi per aver invitato qui da FIDAS a dare questa testimonianza che è sempre qui vicina alla gente che ha bisogno.
Grazie Rossella, però no, un attimo, solo un saluto, perché credo altrimenti non sei una figura. Vabbè, lo dico io, facciamo un saluto a chi ha lavorato veramente per questa iniziativa, quindi un saluto a Rossella, un ringraziamento in qualità di direttore provinciale. Grazie. Grazie mille, grazie. Continuiamo la nostra serata ancora una volta. Diciamo nel percorso chiaramente di preparazione sono importanti le visite, è importante che gli atleti siano preparati nel migliore dei modi, possano essere chiaramente messi in una condizione di sicurezza. L'ASP di Potenza si schiera con voi, ha scelto di dare una preziosa vicinanza e noi abbiamo in rappresentanza proprio dell'ASP di Potenza il dottor Domenico Lacerenza, se è qui con noi, insomma io non riesco a vederlo da qui, però non so se è qui, ma lo salutiamo e lo ringraziamo sempre con grande, grande affetto, perché so che i ragazzi anche svolgeranno delle visite oculistiche per essere pronti, no? Esattamente, giovedì un'unità oftalmica sarà presente a Venosa per visitare gli atleti sia che partecipano al meeting, e quindi in un rapporto di collaborazione con il Ministero della Salute ci sono dei protocolli tra Special Olympics e il Ministero della Salute proprio per fare in modo di poter fare visite gratuite a tutti quelli che partecipano alle nostre gare. Io vorrei invitare ora sul nostro palco una persona che ho conosciuto qualche anno fa a Bologna, dove non conoscevo chi fosse, un certo Luca Corsolini, giornalista, esperto della comunicazione, ma questa persona mi ha così colpito, mi ha così entusiasmato che l'ho voluto a tutti i costi qui. Quindi invito Luca Corsolini, giornalista Sky, a salire sul palco, perché domani pomeriggio sarà con noi per una presentazione di un lavoro che lui ora ci anticiperà, in modo tale che... Grazie per essere arrivato veramente da poco, da quello che ho capito attraverso i messaggi il viaggio non è andato proprio benissimo. Prego Luca. Quello che conta non è mai il percorso, ma poter arrivare. Io ti ringrazio dell'invito, non ti ringrazio della presentazione che hai fatto perché sei stato fin troppo gentile. Io ho il piacere di essere qui a Venosa e ho il piacere di essere qui in quella che considero una seconda famiglia, quella degli Special Olympics. Domani, per colpa di Filippo, devo tenere un intervento nel quale mi rivolgerò non solo agli atleti, ma soprattutto alle tante persone di Venosa che magari avranno modo di partecipare a questo incontro. Non parliamo stasera di Special Olympics perché altrimenti siamo ridondanti, parliamo di un'altra organizzazione simile che festeggia un suo anniversario sempre un anno con il numero 8. Quest'anno sono 70 anni che ci sono le Paralimpiadi. Allora, le Paralimpiadi che cosa sono state? Un grande movimento che ha cambiato la società. Provate a pensare, nel 1988, partendo per le Olimpiadi di Seul, per le Paralimpiadi di Seul, Francesca Porcellato, che è una delle più grandi atlete paralimpiche, era tutta orgogliosa alla sua prima partecipazione paralimpica, alla Malpensa, all'aeroporto in partenza, però provate a immaginare una delegazione paralimpica, c'erano borse mediche, stampelle, carrozzine. Arriva un signore, va da questa Francesca tutta orgogliosa di partire e dice: dove state andando? Lei risponde: a Seul. E il signore, 1988, le dice: perché c'è un santuario a Seul? Aveva visto le borse mediche, le stampelle, le carrozzine, non si sognava minimamente che qualcuno potesse andare fino in Corea a fare delle gare sportive. Nel 2012, vigilia delle Paralimpiadi di Londra, questo è capitato a me alla Malpensa, passa una mamma con un bambino e la mamma dice: vieni, andiamo via perché non voglio disturbare quei poverini. Era la nazionale di basket in carrozzina pronta per partire per le Paralimpiadi, dunque di nuovo borse mediche, stampelle, carrozzine, il figlio la tira per la mano: mamma, non hai capito che quella è la nazionale che sta andando alle Paralimpiadi? Io voglio farmi fare l'autografo. Questo è quello che noi insieme possiamo realizzare, cambiare la società. Fateci conto, 1988-2012, 24 anni. Prima chiedevamo se qualcuno stava andando a Seul perché c'era un santuario. Nel 2012 siamo orgogliosi di sapere che c'è della gente che ci rappresenta alle Paralimpiadi. Questo non è successo solo e soltanto per la forza dei risultati, è successo perché noi abbiamo capito, come ha dimostrato benissimo Fausto poco fa, che non esistono persone disabili che dobbiamo criticare per quello che non sono capaci di fare, ma siamo tutti abili per quello che siamo capaci di fare.
E questa è una rivoluzione che si può realizzare grazie a persone come Filippo, grazie agli atleti qui, grazie a tutti i volontari, solo e soltanto se siamo capaci di ragionare anche partendo dalle parole. Eunice Kennedy pensava che sua sorella fosse speciale e ha inventato il mondo degli Special Olympics. Noi dobbiamo sapere, quando parliamo di persone con disabilità, che non dobbiamo per questo emarginarle, dobbiamo semmai essere capaci di fotografare le loro abilità. Chiedo scusa se sono stato un po' lungo. Il resto poi ce lo racconta domani. Grazie, grazie ancora, un collega molto molto bravo, e soprattutto io sono felice quando incontriamo, diciamo, la sensibilità della gente. Immagino Filippo, insomma, si prende un po' delle licenze perché sa benissimo chi c'è e chi non c'è, e quindi continuiamo con il nostro dirigente scolastico, professor Claudio Martino, se può raggiungerci. Ancora una volta il mondo dell'inclusione si sviluppa tra i banchi di scuola. Qual è il mondo perfetto per poter, no, esercitare anche questa sensibilità particolare, Filippo? Assolutamente, però non vedo il professor Martino. Comunque è anche lì il protocollo Special Olympics MUR, formazione ai docenti, e quindi piena integrazione e piena collaborazione con le scuole. Quindi io ora abbiamo chiuso un po' tutti gli interventi, e permettimi un secondo per ringraziare veramente le persone che si sono prodigate per fare in modo che questo meeting abbia inizio. Quindi ringrazio veramente di cuore l'ufficio stampa, Rosa Centrone, Francesco Mastrolizzi e Piero Miolla, l'ufficio organizzativo e coordinamento, una persona di Rossella, Roberto Preti, Elena Castore, Sandro Manieri, Ivana Minutiello che ci aiuta come interprete, Giovanni Lentini della segreteria, Antonio Scoca e tutti quelli che hanno collaborato con noi e che troverete nei programmi, nel programma che sono elencati. Quindi grazie veramente a tutti, a coloro che ci hanno sostenuto, a coloro che ci hanno dato il patrocinio per fare in modo di poter vivere questa settimana nella maniera più giusta possibile. Grazie, grazie Filippo. Facciamo un applauso, facciamo sentire anche la nostra riconoscenza, chiaramente, perché senza di loro nulla sarebbe possibile. E adesso è arrivato il momento di danza, molto molto bello, sono molto bravi, un riconoscimento professionale, e mi piace cominciare dalla presentazione per poi accoglierli sul palco. Loro si presentano in questo modo, spiegandoci che bisogna credere sempre in quello che facciamo, con umiltà e tanta volontà. E infatti ci dicono: avrete successo non solo nella danza, ma anche nella vita. Questo è il messaggio che lancia il centro di danza Giselle da 10 anni, presente sul territorio insieme a tutti i suoi allievi, le famiglie, una splendida squadra che cammina insieme e che vede poi i progressi giorno dopo giorno di tutti gli allievi. Centro di formazione che prevede uno studio professionale nelle discipline di danza classica, moderna, contemporanea e pop, con un corpo insegnanti qualificato e sempre aggiornato. Propone stage di formazione e laboratori coreografici durante tutto l'anno sotto la direzione di Giusy Carelli. E in questa serata di grande gioia e positività, fate pure l'applauso per Giusy, straordinaria, molto molto brava, elegante, accorta. Si sviluppa poi, diciamo, la danza, che entra nelle emozioni di ognuno di noi, rappresentando con un linguaggio corporeo la forza di volontà proprio di questi supereroi, tra virgolette, che io possa vincere, ma se non dovessi riuscire, che io possa tentare con tutte le mie forze. E tutto questo è il bello auspicio che poi ci aiuta ad attraversare le nostre sfide più belle, la salita sul podio, ma ancora una volta il raggiungimento di un unico obiettivo: stare insieme con dignità, con le coreografie di Giusy Carelli, con la partecipazione straordinaria di Donatella Zaccagnino, performer di danza aerea. Accogliamo con un forte applauso tutti gli allievi nell'esibizione da tra Thank you.
che dovete rimanere chiusi negli istituti. Oggi siete di fronte alla televisione di tutto il mondo. Dicevano che non potevate dare un valido contributo all'umanità. Oggi voi riunite sullo stesso terreno dello sport nazioni che sono in guerra. Tu hai una divisa da supereroe. Quando la infili ti si gonfia il petto, ti vengono quei poteri fantastici e finalmente ti prendi tutto il rispetto che senza divisa spesso non hai, e quando la metti a lavare ti chiedi come mai il mondo non è uguale. La tua divisa è una maglietta rossa con una scritta bianca, dice che sei speciale, che se la metti sai sconfiggere i mostri dei pregiudizi e dell'indifferenza, col sorriso di chi ha vinto in partenza. Sarà che hai giurato di tentare, e quello è tutto l'oro che sai far brillare nel cerchio duro di una medaglia, che è più di un premio, è la gran voglia di starci bene nel grande gioco della vita. Allora mettiamola tutti questa maglia rossa, che ci sta così bene addosso. La divisa di milioni di supereroi, 50 anni fa, come adesso. None of us are good when we were together. I could have said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. You can get addicted to a certain kind of sadness, like resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was over. But you didn't have to cut me off, make out like it never happened, but now we were nothing. And I don't even need your love, but you treat me like a stranger and that feels so rough. No, you didn't have to stoop so low, have your friends collect your records and then change your number. I guess that I don't need that though, now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. No matter how sweet the song,
à la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie que l'a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Applauso a tutti i nostri allievi, Centro Danza Giselle, grazie a Giusy Carella, grazie, grazie mille ragazzi, complimenti. Grazie, grazie ancora. Complimenti soprattutto in bocca al lupo ancora per la vostra passione che sono certa coccolerete con grande amore. Grazie ancora, l'applauso della città per voi. Prego, accomodatevi pure, Filippo. Allora, e adesso ritorno a un momento magico per noi, molto, molto emozionante. Vieni pure qui al centro del palco, una cerimonia, come abbiamo detto, inaugurale, di grande valenza, di grande impatto emotivo. E proprio ritorniamo nel nostro protocollo olimpionico. Credo che sia tutto pronto? Ci siamo? Ci siamo? Allora, io adesso do ufficialmente inizio, no, a questo momento che ci riconosce ognuno per la propria appartenenza, per la propria dignità, per un sentiero che ci confina sicuramente in un angolo della nostra terra, ma che poi ci avvicina in manifestazioni come quelle di questa sera. Dammi via all'entrata delle bandiere Europa Special Olympics Italia, fanno ingresso appunto le bandiere ufficiali, accogliamo con un forte applauso di Europa, vediamo se riescono a raggiungerci. Special Olympics d'Italia, ascoltate da atleti, tecnici, volontari, rappresentanti delle diverse famiglie. Una grande squadra, Filippo, io penso che stiano arrivando, sono pronte. Le vedo avvicinarsi, sì, al momento questo è importante, dove comunque ci sarà anche dopo l'Inno d'Italia. E arrivano ora le tre bandiere, naturalmente l'Europa che ci accomuna
anche se c'è un vento di anti-europeismo, però una grande casa come quella dell'Europa serve a tutti, quindi l'Europa, in special Olympics e l'Inno d'Italia stanno facendo l'ingresso qui in Piazza Castello. Salutiamoli con un grandissimo, grandissimo applauso. E sulla musica del gladiatore alziamo un po', accogliamo le nostre bandiere ufficiali di Europa Special Olympics d'Italia insieme ai nostri atleti, tecnici, volontari. Grazie a tutti i rappresentanti delle loro famiglie che accompagnano, i rappresentanti istituzionali, un percorso importante di riconoscimento, un forte senso di appartenenza, ancora una volta per parlare di solidarietà e di inclusione. Sono loro, un forte applauso, la bandiera come segno di amore profondo, di vicinanza a tutti i nostri territori. Grazie ragazzi. Portiamo nel nostro cuore. Grazie ancora. E adesso penso sia arrivato il momento più bello, un riconoscimento di accoglienza del nostro bel paese, Italia. Prego, regia. Ancora Special Olympics Italia, il team Basilicata. Grazie ragazzi per la magia che avete portato sul palco. Ancora una volta le bandiere ufficiali d'Europa, Special Olympics, con i nostri atleti, tecnici, volontari, rappresentati, tutte le famiglie, tutte le comunità riunite. Grazie e un forte applauso ancora a tutti voi. Grazie mille. E adesso continuiamo. Io so che è un altro momento magico, un altro pezzo che arde, arde di amore, arde di rappresentanza sicuramente simbolica, molto forte. Ci ricorda anche dei nostri atleti che si sono distinti. E poi è quella tradizione che accompagna tutte le gare nel senso più bello, no Filippo? Perché adesso l'altra nostra protagonista qual è? Siamo arrivati alla fine di questa bella manifestazione, però non possiamo andare via se non accendiamo il fuoco olimpico che ci accompagnerà per questi giorni in il vero senso di unione. So che stanno arrivando i maratoneti con la fiaccola, che poi arriveranno in piazza per accendere il tripode, quindi liberiamo ora il palco dai nostri amici che hanno accompagnato le bandiere. Grazie e aspettiamo che arrivino con la fiaccola. Quindi
Ora non so di preciso dove siano, veramente mi sono allontanato perché mi squillava il telefono che mi diceva quando arrivavano, e stanno arrivando. E stanno arrivando. Io ricordo appunto che saranno accompagnati, la fiaccola sarà portata proprio dall'atleta dei padri trinitari Antonio Di Trani, accompagnato dai teodofori Venosini. Insomma, un momento ancora una volta importante, un'iniziativa che si distingue, come vedete, a livello internazionale. Ci sono, potete seguirci anche in questo evento potendo curiosare un po' sulle pagine Facebook ufficiali, ma anche sui siti nazionali Special Olympics Italia. Non solo una grande realtà che avvicina i territori, che parla di inclusione, di valorizzazione delle diverse abilità, un momento di grande suggestione poi all'interno anche della città di Venosa. Io ringrazio ancora una volta il vostro primo cittadino, sempre per l'accoglienza garantita, i nostri ospiti, grazie all'assessore, grazie a tutti gli altri che sono rimasti qui, Sua Eccellenza presente, per rinnovare un messaggio di amore e di fedeltà. Filippo, so che si stanno avvicinando, vieni pure qui accanto a me, insomma, per ripercorrere la magia, per ricordare poi una giornata, proprio il 21 luglio, quel giorno in cui, diciamo, il mondo e i luoghi culturali e storici più belli si sono illuminati del colore rosso. Salutiamo i ragazzi, grazie per essere qui. 170 le delegazioni, no, che fanno parte di questa bellissima famiglia. Sì, è una famiglia numerosa, è una famiglia che comunque ti dà il senso di appartenenza. E noi questo senso di appartenenza, eccoli, li vedo che stanno arrivando, questo senso di appartenenza lo notiamo ogni volta che andiamo in piazza, perché tutti vogliono far parte di questa famiglia Special Olympics. Quindi eccoli che stanno arrivando, accogliamoli con un forte applauso. Eccoli, magici, siamo pronti per accogliervi. Con grande magia alziamo un pochino la musica, facciamo sentire tutto il nostro amore, le nostre braccia aperte, se potete. Puoi dare ufficialmente inizio alla nostra fiaccola, un momento emozionante, quello del fuoco. Il fuoco che ha nella passione di tutti. La fiaccola portata proprio dall'atleta dei padri trinitari Antonio Di Trani, accompagnato dai teodofori Venosini. Magica location, con alle spalle davvero il monumento della bellezza. Prego, accomodatevi pure, avvicinatevi. Seguiamo con grande emozione questo momento, tutti a montanare la magia dell'accensione del tridone. Lascio parlare le immagini. Adesso è un momento importante, adesso ci sarò io che l'aiuterò in questa frase magica, molto bella, una dichiarazione di apertura del meeting che il sindaco, il primo cittadino, ci leggerà. Dichiaro ufficialmente aperti i giochi Special Olympics Italia. Grazie. Grazie sindaco, insomma tocca a lei, tocca a lei fare. E Filippo, insomma, una serata magnifica, molto molto bella. Sindaco, resti pure qui accanto a me. Grazie, grazie mille, grazie a una città meravigliosa, alle comunità, ma ancora una volta la festa non è terminata, perché
abbiamo la Music Academy di Venosa che inaugura la sua nona stagione didattica con questo concerto, con un omaggio a Lucio Battisti a 20 anni dalla sua scomparsa. E si esibiranno proprio gli insegnanti dell'Accademia diretti dal maestro Fabrizio Frangioni, insegnanti di chitarra e fondatore della struttura, con ospite Mauro Tummano, noto cantante lucano, insomma, che tutti noi abbiamo avuto modo di apprezzare, diciamo, non solo a livello locale. Nella band dei docenti il maestro Antonello Ruggero alla batteria, il maestro Alessandro Cracas al basso, il maestro Pietro Gallo al piano. Vi ricordo che dopo due brani, diciamo, Filippo, noi rovineremo un po' quella che è la magia, perché ci dedicheremo, esatto, non andate via, perché c'è anche una sorpresa, insomma, che splenderà in questo bellissimo cielo della città di Venosa. Quindi li accogliamo sul palco, lasciamo a loro la prima esibizione, insomma, per dare inizio e poi accompagnarci alla fine di questa notte magica. Accogliamo con un forte applauso la Music Academy di Venosa. Venosa, facciamo sentire un fortissimo applauso per questa bellissima manifestazione. Siamo in tanti da qui, siete davvero tantissimi. Grazie per essere qui insieme a noi. Noi questa sera presentiamo un piccolissimo tributo a Lucio Battisti, perché il 9 settembre sono passati 20 anni che purtroppo un artista con la A maiuscola non è più fisicamente, ma la sua musica continua ad andare in tutto oltreoceano. Quindi l'applauso forte va a lui, a Lucio, grazie. Ehi, ehi, ispira. Prova, 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 sì, ah, ok, ok. Facciamo sentire un po' le mani. No.
c'è una gomma ancora che non si buca, il mastice sei tu mia vecchia amica, la pezza sono io ma che vergogna, che importa, tocca a te, avanti sogna, ti amo forte debole compagna, che qualche volta impara e poi ti insegna. Grazie Venosa, fatevi un applauso! Disastro, io mi maledico, ho scelto te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni sconosciuta, ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara, a volte insegna. Grazie, benvenuti, grazie mille. Su questo palco tutti i docenti della Music Academy di Venosa, capitanata dal grandissimo maestro Fabrizio Francione, un applauso a lui! Grazie. Siete caldissimi ed è fighissima sta cosa qui, perché a volte ci dicono che in Basilicata siamo un popolo freddo, ma un popolo freddo a gennaio febbraio quando scendono le temperature, perché la Basilicata è un paese caldo. Viva la Basilicata! Questa canzone la cantate con noi, Il mio canto libero, ok? E fa così. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle cose della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore. In un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, è limpida è l'immagine. Cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, e riscopro te, dolce compagna che... Venosa le mani! Respiriamo liberi,
te. Cadendo lascia il cuore immacolato e salta un vento tiepido d'amore. Grazie a voi! La Music Academy Venosa, ragazzi, bravissimi! Grazie. Allora, ci presentiamo di nuovo. Presentiamoci. Prima di questo momento magico che stiamo preparando. Allora, lascio a te questo compito. Conosciamo allora, di noi, ragazzi. Praticamente vi presento i quattro docenti della Music Academy di Venosa e facciamo fortissimo applauso, grazie. Complimenti, ragazzi. Prima di introdurvi, ragazzi, vi voglio dire una cosa carina. Nella vita ci sono tante cose belle e tante cose brutte. Sicuramente una delle cose belle nella vita è la musica. Quindi voi, ragazzi, bambini, se avete un sogno nel cassetto che sia la musica, cercate di coltivarlo e seminarlo, perché prima o poi i frutti si raccolgono. Credete nella musica, perché la musica è vita. Bravo. Vi presento gli artisti questa sera. Al basso, Monsieur Alessandro Cracas. Ai tastieri, pianoforte, Mister Pietro Gallo. Alla batteria, come la chiamo io sempre, come lo chiamo io, la stella, la star del centro-sud, il grandissimo Antonello Ruggero. E poi, ragazzi, io ho l'onore di condividere ogni volta tutti i palchi. Per chi mi conosce, io sono Mauro Tumolo, ovviamente sono di Lavello, qui a 18 km. Facciamo tanti palchi e da 4 anni e mezzo li condividiamo insieme al maestro che vi sto per presentare, a colui che ha lasciato tutto al nord per cercare di portare tanta esperienza al sud, ma soprattutto disciplina e insegnamento nello studio della chitarra, di tutti gli strumenti e anche eccetera eccetera di altre cose. Signori, penso che tutti lo conoscete, quindi ve lo presento. Questa sera ho io l'onore, qui in casa sua, il maestro Fabrizio Frangione. E quindi niente, E siete insomma al gran completo. Siete molto molto bravi. Io vi ringrazio perché so che insomma ci accompagnerete nel corso della nostra serata. Tra pochissimo vi rubo veramente un attimo, perché noi vogliamo dedicare un momento diciamo di chiusura ufficiale. Di questa cerimonia, una cerimonia inaugurale molto molto particolare. Tra l'altro adesso lasceremo che in cielo vadano tutti i nostri desideri più belli. Chiamo anche Filippo Orlando, il nostro direttore regionale, insomma, per salutare i nostri ragazzi e ringraziarli, ma per ringraziare un po' tutti coloro i quali hanno fatto parte insieme a noi di questa serata. Io ringrazio per la collaborazione, io ormai sono dislessica tra tante corse varie, ma anche perché è stato importante per il supporto di SD Sport Piscine Le Onde di Nettuno, credo sia bello, esatto. E poi ci sono tanti altri rappresentanti che hanno reso possibile questa serata. Sì, e soprattutto i volontari volevo ringraziare, perché un punto di forza dello Special Olympics sono proprio loro, i volontari. Ora continuiamo comunque a cantare, a ballare e facciamo in modo che possiamo poi riempire di gioia la piazza. Quindi ancora grazie a chi è intervenuto, grazie alla Music Academy che si è messa a disposizione per dare una gioia a noi tutti. Grazie a Anna Maria Sodano per la sua presenza. È sempre una presenza, oltre che bella, anche competente, quindi grazie per il tuo intervento. Allora, continuiamo.
Allora, io ringrazio anche la Gisella, ringrazio tutti i nostri ospiti istituzionali, grazie Sindaco, grazie Assessore, grazie anche al nostro Presidente e grazie anche a Sua Eccellenza, a tutto il mondo insomma, presente del mondo dei padri trinitari. Noi vi lasciamo con loro, ma io sono certa che l'abbraccio più bello sarà quello di seguirvi costantemente nella vostra ricerca, la ricerca dell'anima, degli incontri, e penso che Special Olympics Italia e il team Basilicata sia la nostra straordinaria eccellenza. Buonanotte a tutti, arrivederci, grazie, prego ragazzi, grazie alla Music Academy di Venosa. Da solo. La prossima canzone che vogliamo farvi ascoltare è Nessun dolore.